Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi vi portiamo in un luogo molto conosciuto qui a Savona, ma poco frequentato a causa del suo utilizzo come uffici da parte della Camera di Commercio Savonese, Palazzo Lambadoria, uno degli esempi più belli di architettura rinascimentale in centro a Savona. Seguitemi. Palazzo Lambadoria è frutto dell'unione di quattro elementi residenziali a schiera originari del 1400. Ancora oggi si possono trovare tracce di questa originaria divisione in alcune arcate presenti al piano terra. Nel corso del 600 e del 700 poi l'edificio cambierà proprietario molte volte. Nel 1810 poi si ha notizia di una totale imbiancatura degli affreschi, ancora testimoniata su quelli del pian terreno. Infine, durante la ristrutturazione degli anni 50, viene aggiunta l'ultima parte della scala che conduce al livello della Darsena Vecchia, diventando quindi nuova entrata principale al posto di quella di Via Quarda Superiore. Palazzo Lambadoria prende il nome appunto dall'ammiraglio genovese Lambadoria che, insieme a suo parente Andrea, sconfisse i veneziani nella battaglia di Curzola del 1298. Tornato a Genova, fu accolto come un eroe e gli vennero donati moltissimi terreni, sia nella città che in Piemonte, ma soprattutto a Savona. E in uno di questi possedimenti egli fece edificare il nucleo originario di quello che oggi conosciamo come Palazzo Lambadoria, che però fu poi restaurato e ampliato nel 1500 prendendo la forma rinascimentale che conosciamo. In onore alle sue origini genovesi, negli anni 50, quando il palazzo venne ristrutturato, fu collocato sull'ingresso al lato d'Arsena un portale proveniente dal palazzo genovese della famiglia Grimaldi. I vari piani del palazzo sono collegati attraverso un imponente scalone presente già nel primo progetto di Pace Antonio Sormano del 1500. Esso è decorato con un sistema di affreschi bellissimi che orano poi moltissime altre stanze del palazzo. Come già detto in precedenza, l'edificio è decorato con una grande quantità di affreschi della migliore scuola ligure cinquecentesca, influenzata pesantemente da Perin del Vaga. Tra il 1548 e il 1566 vengono commissionati a Ottavio Semino i grandi importanti cicli pittorici che adornano moltissime delle sale del palazzo, con storie mitologiche e decori aggrottesche che rivelano il grande influsso che ebbe la pittura raffaellesca in ambito ligure. I principali affreschi si trovano nella loggia e in una delle sale e rappresentano uno le Amazzoni e l'altro le Lezioni di Paride. Nel 1565 Bernardo Ferrero acquista
un'altra casa nella zona che si trovava in via Quarta Inferiore, quindi sul lato porto. Per assicurarsi dunque la vista sull'area della Darsena Vecchia, molto probabilmente in quel periodo fu edificata la loggetta che si trova al terzo piano dell'edificio e che ancora oggi è un punto panoramico fantastico sulla Darsena antica. Il 16 marzo 1952 l'edificio di Palazzo Lambadoria viene acquistato dalla Camera di Commercio sulla volontà del Grande Ufficiale Angelo Magnani, presidente della locale delegazione. I lavori di rimodernamento e di ristrutturazione vanno avanti dal 1953 al 1958. A questo punto il palazzo viene nuovamente inaugurato. Tuttora è sede della Camera di Commercio di Savona ed è quindi fruibile alla cittadinanza. I lavori compresero un completo cablaggio dell'edificio, sia per i telefoni, sia per le luci. Quindi vediamo un edificio antico in stile medievale rinascimentale che all'interno ha tutti i comfort e gli optional di un edificio business o governativo. Anche per oggi il nostro viaggio si conclude qui. Palazzo Lambadoria, come abbiamo visto, è bellissimo, ha degli interni stupendi, che purtroppo sono poco conosciuti in quanto, essendo sede di uffici, non è visitabile da tutti. Però è senza dubbio uno dei luoghi più belli della nostra Savona, del nostro centro storico, e perciò, se mai ci fosse l'occasione, vi invito ad andarlo a visitare perché merita veramente. Io, come al solito, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.